Buongiorno a tutti cari amici elettronauti, come avrete intuito dal titolo del video, quest'oggi andiamo a lavorare sulla mia Tesla e come ben sapete io sono molto attento ai consumi e quello che andremo a fare oggi cercherà di limitarli. Piccola premessa, io ho una Tesla Model 3 Performance del 2019, la più energivora dei tre modelli. Standard Range Plus, Long Range e Performance appunto. Pensate che consuma circa il 6-7% in più di una normale Long Range. Le differenze tra questi due modelli sono principalmente l'assetto, che è più rigido, l'altezza da terra, che è di circa 5 mm in meno, la dimensione dei cerchi e le gomme. E beh sì, poi ci sono anche i motori che dovrebbero essere leggermente sovralimentati rispetto al modello Long Range, quest'ultimo a 150 kW dichiarati a libretto, mentre la Performance, Performance 155. Chiaramente sul motore possiamo intervenire solo andando ad attivare via software la modalità di accelerazione soft e cercando di non schiacciare troppo l'acceleratore, ma se andiamo a fare chilometri e chilometri in autostrada fissi a 130, l'accelerazione, anche se soft, non ci aiuta per niente. Quindi l'unica opzione per risparmiare ricade sicuramente sull'aerodinamica e sull'impronta a terra della vettura. Ed è per questo che oggi sono qui dal mio gommista di fiducia, perché monterò dei cerchi e gomme specifici per le auto elettriche. Sì, monterò nel senso che le montano loro, io solo guardo. Prima di cominciare i lavori però vi faccio vedere i cerchi, che sono OZ Aero E, e le gomme scelte, le Pirelli Power GXL. Ma la cosa interessante è come sono giunto a questa accoppiata. Poi vi spiego in dettaglio sia i cerchi sia le gomme, perché c'è un casino di roba da dire. Ma cominciamo dall'inizio, perché non è proprio così semplice trovare cerchi e gomme che si accoppiano per un tipo esatto di auto. Quindi ovviamente in un'ottica di risparmio ho cominciato un po' a cercare su internet ed ho trovato cambioruote.it, l'unico al momento che in base al veicolo scelto ti propone già cerchi e gomme compatibili. Oltretutto tramite il configuratore si possono scegliere anche diverse proposte divise per fasce di prezzo, economy, comfort e premium. In sostanza bisogna solo inserire il modello dell'auto e il diametro delle ruote e poi fa tutto il sistema. E chiaramente se non siete soddisfatti della scelta potete anche fare voi i vari accoppiamenti. Le possibilità sono veramente infinite, quindi avere un configuratore che vi aiuta secondo me è veramente tanta roba, soprattutto se non siete del mestiere, cioè avete presente quante gomme ci sono, ecco. Si paga con PayPal, bonifico o carta di credito. La consegna è gratuita in tutta Italia in 24-48 ore. Potete farle consegnare direttamente al vostro gommista di fiducia o a quelli convenzionati. Poi assemblaggio e bilanciatura sono gratuite. Assistenza telefonica o tramite WhatsApp, eccetera, eccetera. Insomma, potete sicuramente stare tranquilli. Tra l'altro questa è un'azienda che opera da 40 anni in Italia. Ma adesso parliamo dei cerchi, quindi ritorniamo là perché c'è veramente tanto da parlare. Ho scelto i cerchi in lega di OZ, gli Aero E, perché sono progettati e sviluppati interamente per i veicoli elettrici ad alte prestazioni, proprio come la mia bella Teslina. Sono derivati dalla Formula E e sono gli unici cerchi al mondo sviluppati per migliorare l'aerodinamica. Infatti pongono particolare attenzione alla riduzione del coefficiente di resistenza e al miglioramento dell'autonomia della batteria. Oltretutto gli speciali profili a rari che rendono questo profilo della ruota quasi pieno e queste fessure verticali sono sufficienti ed ottimizzate per mantenere i freni freschi. E poi se ci si avvicina un po' di più al cerchio potrete notare che tutta la superficie è formata da semisfere concave, simili a quelle che si trovano sulle palline da golf, che credeteci o meno servono proprio per ottimizzare l'aerodinamica e creare l'effetto Magnus, che riduce di molto la turbolenza e abbassa il CX. Poi i cerchi sono già prodotti con la tecnologia HLT, che migliora il peso aumentando chiaramente le performance delle dinamiche di guida. E poi per finire ragazzi, il coprimozzo completamente chiuso, e anche questo fatto tutto con le semisfere.
E adesso parliamo dei pneumatici, perché anche qui la scelta è stata mirata a performance e prestazioni. Normalmente Tesla Model 3 performance, monta le Michelin, Pilot Sport 4S, gran gomma secondo me, ma parecchio energivora, anche se dalla sua ha un rumore di rotolamento limitato grazie a una spugna interna studiata specificatamente per questo ruolo. Le Pirelli XL Power G invece sono state sviluppate con particolare attenzione ai consumi e alla tenuta di strada, anche sul bagnato. Infatti sono ottime e dalla solita scheda valutativa che va dalla E alla A ottengono pieni voti. Per quanto riguarda il rumore, poi non hanno la spugna interna, ma hanno comunque un valore veramente basso, appunto perché sono state sviluppate con attenzione alla sostenibilità e all'ambiente. Più bassa è la resistenza al rotolamento, più basso il consumo e più basso anche il rumore. Per i cerchi che il configuratore ha scelto per me e per queste gomme, c'erano disponibili due misure, le 235 e le 245. Le seconde consumano leggermente di più perché hanno un'impronta a terra più larga, ma sono secondo me più adatte alla mia vettura. Poi, sempre in ottica di risparmio energetico, ragazzi, ricordatevi sempre che le gomme devono essere belle gonfie, perché una gomma sgonfia può far spendere molta più energia. E questo ovviamente vale sia per le auto elettriche che per le auto termiche. Io ho scelto di gonfiare le mie gomme con l'azoto, un gas che mi permette di evitare problemi ambientali. A volte, ad esempio, quando si va in montagna o si abbassa o si alza repentinamente la temperatura, il sistema di infotainment dell'auto ci avverte che abbiamo le ruote sgonfie. Ecco, con l'azoto non succede. Poi, i pneumatici gonfiati con l'azoto si sgonfano molto più lentamente e si surriscaldano meno, riducendo quindi il rischio di esplosione. Ed inoltre l'azoto è ignifugo, mentre l'ossigeno brucia, quindi anche in caso di una esplosione per via di un pneumatico surriscaldato è implicitamente più sicuro utilizzare l'azoto. Quindi io che vado in pista ogni tanto direi che l'azoto è la scelta più giusta. I più attenti probabilmente si staranno domandando: sì Matteo, ok, ho capito, sito strafigo, cerchi strabelli e gomme altrettanto, però stai montando un cerchio da 19 su un'auto che normalmente monta i cerchi da 20. Sì ragazzi, avete ragione, perché ho scelto di abbassare il diametro dei miei cerchi proprio per diminuire l'impatto con l'asfalto, in modo da consumare un pochino meno ed aumentare il comfort. Più è alta la spalla della ruota, più è alto il comfort. Ah, e a proposito, se utilizzate la Tesla Model 3 Performance in pista, vanno molto meglio i cerchi da 19, fidatevi. Al libretto però non è indicata questa misura di gomme, ma è possibile andare in motorizzazione e farla aggiungere. L'unica cosa di cui avete bisogno, oltre a pagare chiaramente un paio di marche da bollo, è che i cerchi siano omologati NAD, ed ovviamente questi cerchi lo sono. La procedura si chiama Inch Down e in caso vogliate approfondire, sempre in questa officina, lo scorso anno, ho fatto un video a cui vi rimando, dove spiego dettagliatamente tutta la procedura. Mi raccomando ragazzi, date un'occhiata a cambioruote.it, perché è veramente innovativo e l'iscrizione vi dà automaticamente diritto ad uno sconto del 5%. Per quanto riguarda poi la mia scelta di cerchi e gomme, vi dirò più avanti magari come mi sono trovato, facendo anche un video di prova dei consumi. Quindi se volete saperne di più, iscrivetevi al canale ed accendete la campanellina. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!